Economia fondamentale e innovatori sociali, due concetti difficili, in che modo possono essere utili per produrre verde? Ma cominciamo col dire che innovazione sociale è un concetto che nella nostra città circola tantissimo. Sono stati firmati degli importanti protocolli, più in generale molti reputano, ritengono che Torino sia uno dei luoghi più adatti a produrre innovazione sociale. Innovazione sociale è un concetto euristico, non esiste un qualcosa che possa essere definito tale, non esiste un perimetro, diciamo certo, che separi ciò che è innovazione sociale da ciò che non lo è. Però possiamo dire che l'innovazione sociale sia fatta soprattutto delle pratiche, dei valori e delle culture degli innovatori. Come la interpretano questo termine, concetto che non è difficile, semmai è molto poco determinato, e come diciamo iniziative, idee e servizi nuovi che rispondono a obiettivi e a bisogni sociali non soddisfatti con mezzi non convenzionali e che producono un impatto positivo in termini sociali e in termini ambientali. Adesso questa è una definizione che può sembrare, come tutte le definizioni, può anche sembrare astratta, ma se noi osservassimo le pratiche di chi opera in questo campo e si dichiara innovatore sociale, vedremo un forte orientamento verso le tematiche dell'efficienza energetica, verso le tematiche della sostenibilità in tutte le sue accezioni, ivi inclusa quella sociale. Economia fondamentale è un libro, è un concetto introdotto da un collettivo di studiosi, soprattutto sull'asse Gran Bretagna-Italia, e che allude a cosa? Cosa allude con questo termine? Alle cosiddette infrastrutture della vita quotidiana, ossia tutti quei beni e quei servizi che ci consentono una vita dignitosa, di accedere a un benessere e a una qualità della vita buona, e che sono fatti sia di beni e servizi materiali, infrastrutture, reti idriche, reti fognarie, reti ferroviarie. Sono fatti di beni che loro definiscono provvidenziali, che poi nient'altro che il welfare, i servizi di cura, di assistenza, sanità e istruzione. La tesi degli autori di questo libro è che diciamo, l'Occidente abbia avuto due fasi eroiche di costruzione delle economie fondamentali. Una è stata alla fine del XIX secolo, la fase eroica dei municipi che infrastrutturavano le città, costruivano reti fognarie e poi reti dell'illuminazione, eccetera. Due, i 30 gloriosi che vanno dal 45 al 75, gli anni della statalizzazione del welfare e della nazionalizzazione delle reti energetiche. E però sono stati due periodi entrambi di espansione di queste reti della vita materiale, di questa economia fondamentale. Ci avvertono gli autori di questo libro che dagli anni 80 in poi questo processo si è invertito. Loro usano delle parole forti e parlano di distruzione dell'economia fondamentale in seguito a scelte politiche che considerano sbagliate, consistenti essenzialmente nella sottovalutazione della loro importanza, e due, in modalità di gestione che, anziché essere rivolte a innalzarne il contenuto qualitativo, sono state più orientate, come dire, a valorizzarle in quanto asset finanziari di mercato.